Brembo presenta La Red Bull anche a Baku dimostra di essere su un altro pianeta, di fare un campionato a sé, anche su una Ferrari che ha fatto un salto di qualità importante, ha fatto una doppia pole, un doppio podio, ma di fatto le prestazioni della RB19 risultano davvero inavvicinabili. Il vero punto di forza della Red Bull è proprio il DRS e più ci sono circuiti con disponibilità come numero e distanza di DRS, più questa monoposto è efficace, veloce e soprattutto fa una differenza di prestazione di 8-9 km/h sui rettilinei con DRS aperto. Ed è proprio con la nostra realtà aumentata che entriamo nei meccanismi aerodinamici studiati da Adrian Newey per capire come funziona il DRS, ma soprattutto cosa attiva il complesso aerodinamico voluto dall'ingegnere inglese. Il vero vantaggio, aprendo e chiudendo il flap, non si limita alla riduzione della resistenza all'avanzamento della monoposto, ma si estende anche al diffusore. Questo è il colpo di genio, la trovata, l'ottimizzazione dell'ingegnere inglese di Adrian Newey. Quindi con flap chiuso abbiamo un campo di depressione importante che di fatto migliora l'attività di estrazione dell'aria del diffusore e quindi potenzia l'effetto suolo, generando quel carico invidiabile che ha a disposizione la Red Bull. Ma quando si apre il DRS cala il campo di depressione che viene generato in coda alla monoposto, c'è meno quindi capacità di aspirazione da parte del diffusore che di fatto crea una mappa aerodinamica che va in profondità sul fondo e quindi scarica anche tutto l'effetto di effetto suolo. Questo è il vero vantaggio, ovvero sia la possibilità di attivare tramite il DRS una riduzione del carico, ma soprattutto una riduzione di quella che è la resistenza da effetto suolo, non tanto aerodinamica, ma di energia spesa per trascinare la vettura. E proprio questo aspetto di fatto consente alla RB19 di guadagnare velocità, spendere più potenza non tanto nel trascinamento della vettura, ma in velocità massima. Ed è con il nostro servizio di CronoGP che facciamo un ulteriore step nella comprensione di questo elemento. Il DRS costituisce un amplificatore del vantaggio Red Bull che, nei rettilinei, aumenta fino a 10 km/h le massime velocità. La RB19 vanta un potente effetto suolo grazie alla conformazione delle pance. L'alettone contribuisce a migliorare il carico in modalità chiusa, amplificando l'effetto deportante al retrotreno grazie ad un doppio profilo continuo che genera una elevata mappa di pressione. Con DRS aperto, i flussi trovano il percorso più breve passando tra ala e flap. Si riduce il carico e, allo stesso tempo, la resistenza all'avanzamento. Ma il vero vantaggio si trova nella parte inferiore. Newey ha messo a punto un sistema che, con ala chiusa, sfrutta il campo di depressione per migliorare il carico da effetto suolo, potenziando la spinta verticale sulla vettura. Ma aprendo il DRS sui rettilinei, la minore depressione dell'ala interagisce anche sull'estrazione dei flussi dal fondo, agendo in profondità sulla mappa di carico del sottovettura. Rispetto al flap in modalità chiusa, con DRS aperto, il fondo si scarica, si riduce la spinta verticale e la vettura diventa più scorrevole, riducendo la spesa di potenza per far avanzare la monoposto. Questo consente un sensibile guadagno nelle velocità massime sui rettilinei. Per
Per capire il profondo processo di cambiamento in atto voluto da Frédéric Vasseur in questa stagione, dobbiamo fare un passo indietro alla 2022 e quindi valutare e confrontare l'attività del muretto, i pit stop e soprattutto le strategie di gara di quest'anno, che sono molto più ordinati e soprattutto privi di grossi errori. Questo è un percorso di ottimizzazione che sta portando più in alto i risultati, il livello di prestazioni finali di ogni Gran Premio, e questa ottimizzazione è stata spostata anche nell'area tecnica, e quindi vediamo che in queste due settimane di lavoro la Ferrari non ha buttato nuove evoluzioni, nuove anticipazioni aerodinamiche sulla monoposto che sono state spostate a Miami, ma di fatto ha voluto lavorare al meglio sulla base vettura per cercare di ottimizzare l'assetto e a questo punto avere una base di riferimento per capire quanto varrà ogni evoluzione tecnica, ogni aggiornamento del telaio, per cercare di pianificare un nuovo percorso di sviluppo della vettura e non ricadere nei problemi del passato, dove la Ferrari aveva dei grossi pacchetti di evoluzione che poi venivano sistematicamente sospesi con la gestione Binotto a metà stagione, lasciando scoperta la Ferrari da lì fino a fine campionato. Le prestazioni a Baku sono il riferimento di una vettura standard senza modifiche, ma ottimizzata negli assetti. Una base necessaria per capire il valore aggiunto del nuovo pacchetto di sviluppi previsto per Miami, che, secondo Ferrari, permette di correggere i problemi di deterioramento gomme. La nostra macchina ora è molto aggressiva sulle gomme. Sul giro secco possiamo giocarci la pole, ma sul passo gara non ci siamo ancora. L'analisi dei dati delle prime tre gare ha permesso di correggere il setup ed estrarre il massimo potenziale e, con la gara di Baku, capire che il problema della SF23 è la sensibilità al peso carburante. Con serbatoio pieno, il beccheggio in frenata scarica forze enormi sui pneumatici anteriori, quasi come se la sospensione troppo rigida non sia in grado di assorbire e distribuire l'energia sull'asse anteriore. Il pompaggio mette in crisi la stabilità aerodinamica, influenzando l'effetto suolo e il carico che agisce sui pneumatici. Quindi, la taratura della sospensione influenza il consumo delle coperture anteriori. Ma lavorando sulla messa a punto delle barre, è possibile distribuire una quota di energia sulla sospensione riducendo gli stress sulle gomme. Attraverso il terzo ammortizzatore è possibile scomporre l'energia per limitare il beccheggio. Il rollio delegato alle barre infulcrate nel telaio e agli ammortizzatori verticali, attraverso regolazioni meno rigide, assorbe una quota dell'energia laterale sollevando parte del carico sulle gomme. La messa a punto della sospensione anteriore della SF23 può portare notevoli miglioramenti in ambito consumo gomme, contribuendo a rendere più costante il passo gara. Identificata l'area di lavoro, Ferrari ha oggi gli strumenti per focalizzare lo sviluppo e correggere uno dei principali limiti della SF23. Le prestazioni sul giro in qualifica e il miglioramento del passo con l'alleggerimento del peso carburante. Hanno permesso di costruire un quadro preciso sulla SF23 e, da adesso, identificare il valore di ogni aggiornamento tecnico. A Miami vedremo i primi aggiornamenti, ma ne avremo altri subito dopo. Vogliamo vedere come reagisce la vettura per sfruttare l'intero potenziale di ogni evoluzione.